Una tavola rotonda dedicata all'arte e alle aziende. Parliamo in generale di finalità e progetti di due istituzioni e aziende. Abbiamo con noi Francesco Bonami, curatore internazionale, cura una mostra per BNL BNP Paribas che ha aperto l'anno scorso al Maxi. Il titolo della mostra è The Sea is My Land, artisti dal Mediterraneo. Questa mostra inaugurerà a giugno, in triennale. Abbiamo alcune opere nello stand BNL al padiglione 4. Abbiamo con noi anche Urstyle, curatore della Fondazione MAST. Fondazione MAST, manifattura di arti, sperimentazione e tecnologia. E abbiamo anche con noi il professor Massimo Bergami, che è advisor del presidente di MAST e ha curato il progetto, lo sviluppo del progetto MAST. Passo la parola quindi attualmente a Francesco Bonami, che ci racconterà della sua collaborazione con BNL BNP Paribas. Buongiorno, grazie per l'invito. Io sono un curatore, in Italia, nel mondo c'è questo invisibile confine sempre ancora fra fotografia e arte contemporanea, un confine che non esiste praticamente più, anche se con mia grande sorpresa e con sorpresa generale le mostre che sono dedicate specificatamente alla fotografia hanno sempre un grande successo e richiamano sempre un pubblico anche diverso da quello più focalizzato sull'arte contemporanea. Quando sono stato chiamato da BNL per il progetto che poi diventerà la mostra The Sea is My Land, che abbiamo aperto appunto a Roma e poi aprirà a Milano, abbiamo pensato che fosse interessante focalizzarsi, non fare soltanto una mostra appunto sull'arte contemporanea, ma avere un fuoco molto specifico sul mezzo fotografico, chiedendo a un artista per ogni paese che si affaccia sul Mediterraneo di darci la sua interpretazione di questo corpo d'acqua che è in fondo una grande piazza liquida attorno alla quale si svolge i confini di parte dell'Europa e dell'Africa. E abbiamo avuto delle risposte ed è una reazione molto entusiasta. Abbiamo chiesto agli artisti anche di accompagnare le loro opere con dei testi scritti appositamente da degli scrittori, degli autori, dei poeti, degli scrittori, dei critici di questi paesi e così la mostra si è andata a costruire. Ed è venuta molto intensa, molto bella, perché è diventata una sorta di autobiografia del Mediterraneo attraverso gli occhi degli artisti che hanno partecipato. E di nuovo il fatto che fosse attorno alla fotografia, ha creato meno distrazione. Io come curatore di mostre ho sempre notato che il pubblico, io parlo di pubblico in generale, non parlo appunto del pubblico di esperti, di critici o di addetti ai lavori che conoscono un po' i meccanismi o le regole interne del sistema dell'arte. Il pubblico generale, quando entra in una mostra dedicata, che sia di fotografia o di video o specificatamente di un altro mezzo, è come se facesse scattare qualcosa nella propria testa e godesse di più di tutto il progetto espositivo. Quando invece sono, e ne ho fatte tante anch'io, grandi mostre di arte contemporanea dove si passa da un quadro a una scultura, a un'installazione, a un video, a una fotografia, il pubblico sembra perdersi un po' di più, perché deve
risettare le proprie sensibilità, il proprio sguardo, la propria conoscenza su un linguaggio sempre diverso. È come se ci fosse una conversazione fra tante persone e ogni persona cambiasse la lingua e la persona con cui dialoga dovesse ogni volta rimettersi in uno stato mentale diverso. Quindi credo che il segreto e il motivo per cui le mostre che hanno un mezzo espressivo unico hanno un impatto e un successo migliore. Urs Stell, che è stato direttore del museo di Winterthur, un fantastico museo di fotografia, e questo che può essere una grande lezione per noi italiani, che abbiamo, io dico sempre che a volte la fotografia italiana è stata un po' penalizzata dalla mancanza proprio di istituzioni come quella di Winterthur, che invece avevano costruito un percorso di mostre e di collezioni esclusivamente dalla fotografia, e ha costruito anche un pubblico diciamo uno zoccolo duro di persone che poi hanno continuato a visitare questo museo, che ripeto è a Winterthur, quindi non è, con tutto rispetto per Winterthur, non è Londra, Berlino, Parigi o New York, eppure era un punto di riferimento nel mondo non solo della fotografia ma della contemporaneità. Quindi questo credo che potremo sentire con grande attenzione la sua esperienza, proprio per poter guardare anche in Italia la possibilità di creare qualcosa di specifico che poi abbia un suo successo molto più ampio. Sì, infatti, Mr. Stell speaks just in English, but he understands perfectly well Italian, perfectly well, maybe no, but very well. And Mr. Bonami talked about Winterthur, and what we can say is that MAST is devoted entirely to photography. So MAST is, now they will talk about MAST in more details, but MAST is one of the main institutions, very new, but one of the main institutions, and it will be one of the main institutions in Italy devoted to photography. So it's great that nowadays we have something like that here, also here in Italy. So I will let Mr. Bergami now talk Italian. Buongiorno, io sono Massimo Bergami, il mio lavoro è insegnare organizzazione aziendale all'università, e quindi non sono esattamente nel mondo della fotografia e dell'arte, anche se fotografo da quando avevo 16 anni, quindi oggi per me essere qui è una festa, con modesti risultati peraltro. E vi racconto brevemente, per inquadrare, che cos'è questa fondazione MAST. So che qualcuno ha chiesto, ma è qualcosa che ha a che vedere con l'architettura, è qualcosa che ha a che vedere con la fotografia, è una fondazione d'impresa. Ecco, MAST è una nuova fondazione, è stata inaugurata a ottobre, all'inizio di ottobre 2013, su un progetto per volere di Isabella Seragnoli. Isabella Seragnoli è un'imprenditrice bolognese a cui fa riferimento il gruppo Coesia, che è un gruppo attivo a livello globale nell'ambito delle macchine di confezionamento, quindi del packaging, della meccanica di precisione, di soluzioni industriali, ed è un gruppo magari non conosciuto come brand perché lavora nel business to business, ma è uno degli orgogli, diciamo, della produzione meccanica e meccatronica italiana. Contemporaneamente Isabella ha anche una serie di attività no profit, molto attive nel mondo, diciamo, socio-assistenziale, ma anche con una dimensione culturale, e in questa scia insieme la Fondazione Seragnoli e il gruppo Coesi hanno fondato questa nuova fondazione
formazione che è MAST, diciamo conosciuta secondo me molto per la sua sede, perché in questo momento con l'introduzione e l'inaugurazione della sede è anche la cosa di cui si è parlato forse di più. È un edificio molto bello, di architettura veramente una delle opere che magari si vedono raramente in Italia. Sono 25.000 metri quadrati, di cui una parte fuori, una parte sotto, ospitano anche opere d'arte contemporanea di grandi autori. La peculiarità di questa nuova fondazione è che si rivolge contemporaneamente, questa è veramente l'unicità, alla popolazione aziendale del gruppo industriale e alla comunità, quindi all'esterno, ai cittadini, a partire dal territorio di Bologna e dell'Emilia Romagna e poi dell'Italia, anche con delle ambizioni e secondo me le cose che già URSS sta facendo sulla fotografia anche a livello internazionale. La fondazione ha una serie di attività apparentemente molto differenziate, in realtà unificate in termini di, diciamo, linea rossa dal tema dell'innovazione. La fondazione nasce con l'obiettivo di rimotivare i giovani, quindi si rivolge prevalentemente alle giovani generazioni, ma non solo, verso l'imprenditorialità e verso l'innovazione. Facendo un mix anche di quelle che sono competenze tecniche ed esposizioni ad esperienze invece di tipo più artistico, come nel caso della fotografia. All'interno ci sono diverse sezioni, alcune che si rivolgono prevalentemente alla popolazione aziendale, ma ripeto sono aperte anche all'esterno. C'è un bellissimo nido, per un nido d'infanzia, realizzato con Reggio Children e con un altro paio di cooperative e istituzioni educative del nostro territorio, dove i bambini imparano già da età molto, molto giovane, perché entrano a 3 mesi fino a 4 anni in questo momento, e hanno la peculiarità del modello educativo, sono degli atelier che curano proprio la capacità espressiva dei bambini. Ce n'è uno sull'immagine, uno sul suono, uno sulla natura, uno sulla nutrizione, e devo dire veramente molto impressionante per me, che ho seguito il progetto senza capire poi all'inizio quello che poteva essere la profondità e la rilevanza di lavorare già sull'educazione dei piccolissimi. Poi ci sono altre due funzioni, una è legata alla ristorazione aziendale e l'altra è una centro wellness, una palestra, uso centro wellness perché è un po' più di una palestra fatta con Technogym, che lavorano molto sugli stili di vita con un approccio molto orientato all'innovazione. E poi c'è la parte, diciamo, che forse ci avvicina un po' di più al tema di oggi, dove c'è un auditorium, dove c'è un'academy, dove c'è un centro espositivo che ha sia una galleria di fotografia industriale, sia una parte, diciamo, di exhibit multimediali interattivi, dove poi i ragazzi fanno delle esperienze di apprendimento, questa parola non felicissima, che è edutainment, però l'idea è quella di imparare, education attraverso anche l'entertainment, fanno delle esperienze di apprendimento hands on, proprio lavorando attraverso questi exhibit multimediali sull'innovazione prevalentemente legato alle tecnologie industriali. In questa parte espositiva c'è questa galleria di fotografia industriale che è curata da Urstyle, e quindi non entrerò nella descrizione di cosa fa questa galleria e quali sono i programmi, quali sono le prime mostre che ha fatto, perché URSS parlerà sicuramente in maniera molto autorevole e informata di questi temi. Quello che voglio dire è che l'idea di aprire una galleria di fotografia industriale ha un significato legato più anche al mondo dell'arte, ma non solo, perché penso che il viaggio attraverso la fotografia industriale sia anche un'opportunità per i ragazzi che oggi crescono con le mani sulla tastiera e quindi che hanno un'esperienza diretta dell'innovazione legata al digitale, anche di riscoprire o di conoscere tutta quella invece che è la dimensione industriale
industriale che è stata la storia dell'industria italiana e che ancora rappresenta uno degli elementi distintivi e il punto di forza, uno dei punti di forza rimanenti della nostra economia. Contemporaneamente nel mese di ottobre è stata fatta anche una biennale di fotografia industriale diffusa, quindi in 12 location istituzionali, di siti istituzionali della città, oltre alla sede della Fondazione MAST, che ha portato a Bologna anche parecchie persone anche dall'estero e comunque da tutta Italia, e che vuole avere una cadenza biennale per dare anche un maggior coinvolgimento della città e avere anche un momento di attenzione particolare, oltre a quella che è l'attività molto qualificata e continuativa curata da Urso Style. Io mi fermerei qui perché non voglio portarvi troppo lontano da quelle che immagino essere i vostri interessi principali, essendo qui a un'iniziativa così bella sulla fotografia, e lascerei a questo punto la parola a Urso per raccontarci meglio cosa fa la Fondazione MAST dal punto di vista della fotografia e della fotografia industriale in particolare. Pronto? Thank you, Massimo. Good morning. I prepared a paper because it's in English, to be slow, precise, and I apologize a lot for not yet being able to hold a speech in Italian. I already find my way through the cities with taxi drivers, restaurants, of course, but in a small talk it's okay, but when I want to talk about industrial photography it's a bit more difficult. While I will give you an introduction to the topic of industrial photography and also to the photo gallery at MAST and to the photo collection at MAST, you will see a range of photographs from the collection and from the exhibitions we did since last October. Unfortunately, as it has to be sometimes with photography, there is a lot of light in here, but for projections, a black box would be more appropriate. So if you really want to see them dark and brilliant, you go to that person over there. He has a computer, and in there it looks great. Industrialization has, as we all know, fundamentally changed the way we live. It is a transformation that began in Europe in the mid-18th century and spread across the world. These changes were so significant that the term industrial revolution was coined to describe them. Gradually, over the course of 250 years, industrial modes of production replaced agrarian and artisan forms of labor. Today, industrialization dominates not only the primary and secondary sector, so to speak, the exploitation of natural resources, metals, for example, and of production, the construction of machines and the production of consumer products, but it is also a prevalent force in the service, leisure, culture industries, as well as in the waste management industry. However, to say that the revolutionary influence of industrialization is limited to the economy ignores the bigger picture. It transformed our society as a whole, our knowledge, the way we think, the way we operate, our entire way of life. Before industrialization, humans lived and worked in accordance with natural processes and life cycles. The rhythm of their days and years was determined by the changing seasons, the rising and setting of the sun. In the industrial world, production forces dictated when it was time to get up and go to work, introducing the notion of factory time. For the first time in human history, industrial production quantified and regulated working hours and leisure hours
through factory whistles, entry controls, and time cards, as we all know them. Industrialization has also changed the distance between home and work, and thus the relationship between urban and rural areas. Historically, living and working formed a unit because they happened in the same place or at least within the same era. Industrialization and the changes it brought to the labor market forced workers to travel further and further and even migrate in order to seek employment. The balance of power shifted from rural to urban areas. On the other hand side, industrialization liberated many people by lifting the yoke of serfdom that farmers labored under and relaxing the strict and rigid regulations artisan guilds imposed on their members. Concepts such as hygiene and progress might not have entered our vocabulary if not for industrialization. But all these progressive developments came for some at a heavy price. The wealth of a few was built on the impoverishment of another part of the population. With great astonishment, we realize that until more recently, not many were interested to talk and write about this issue. More specifically, nearly nobody seemed interested in looking at the visual history of industry, from the beginning into its transformation into high technology. Companies have thrown away their glass plates, their visual evidence, their entire visual history, container-wise. We seem to have less interest in the working and producing part of a society than in the beautiful appearance of the world. This is specifically remarkable as big machine engineering industries, for example, had entire departments of photographers and researchers for their communication in the first part of the 20th century. Considering this, it is particularly wonderful that Isabella Serragnoli decided to create a center of industrial culture, industrial thinking and education, if I can describe it so shortly. So among a lot of other things, as you have heard from Massimo, MUST is dedicating a space to industrial photography. You see the spaces up there. And to a collection of industrial photography. All the photographs you see up are part of the collection. Right now, we show the third exhibition, entirely curated out of the young collection. Capitale umano nell'industria is the topic this time, after Industrial World 1 and Industrial World 014. Industrial production would not have been possible without the human element, without workers, at least until a very short time ago, until the most recent push of automation, man and machine and industry and human labor formed a significantly tight-knitted unit. Even today, the HR manager, the human resource manager, remains an important authority in any company. United by this bond, large industries such as engineering industries came to function as communities in themselves, bringing together 200, 250 or even 300 different trades and professions with armies of apprentices. There is not one type of industrial photography. It's rather complicated. There are many. I'll describe three of them shortly. First one is in industries employed photographers. Their photographs are often anonymous as nobody has signed them. They reflect the inner vision of a company at the time. But watching them today, after decades, we can easily divide between reality and propaganda. Second, social engaged photographers, social documentary photographers, entered companies to document how good or bad the workers were treated, how safe the working conditions were, how dangerous it might have been to work in there. Often they were not officially allowed to enter as industrial areas were closed
in cities. These photographers are today sometimes world famous, like W. Eugene Smith, Robert Frank, or Margaret Bourke-White, or other ones you have seen up the screen. And third, artists are dealing with industrial issues. They work along the line of industries and societies, deal with the language of industrial invention, production and promotion. Thomas Ruff, for example, Thomas Strutt, Louis Boltz, and many more. All three and more perspectives make a collection, but also the discussion about industrial photography are rich, worthwhile, and essential for understanding the working field, the relation between industry and society. The collection starts in the 1860s and runs through the history of industry into today's high technology, post-industrial technology. It contains visuals of a variety of different industries, shows buildings, plants, industrial eras, developing departments and production, blue and white color work. The first three shows were entirely drawn from the collection, but in the future, we will also make temporary shows with photographers from all over the world. Parallel to the exhibitions, we will develop a program of research and discussion. There will be soon also a library of industrial photo books open to students, researchers, and all people seriously interested in the topic. And of course, every 2 years, there will be this Biennale of Industrial Photography, Photo Industria, which started last October and will re-happen next year in autumn. The images I have selected for you to show the exhibition spaces at MUST, and it shows also the variety of photographers and artists in the field. And it is just a start, I hope a convincing start. Now, you all have still some time to go, because the Human Capital in Industries exhibition, which shows roughly 230 photographs, commissioned work, socially conscious representations and artistic statements, anonymous photographs, and famous photographers like August Sander, Bourke-White, David Goldblatt, and many more, will be seen, is still open until the end of October. So I hope at least you all here listening to us making this short way from Milano to Bologna. Thank you.